Benvenuti sul Saronno, ad un nuovo appuntamento con le nostre chiacchiere saronnesi, l'appuntamento che torna a giovedì, finiti gli eventi mondani di Consiglio Comunale e di altri eventi cittadini. Oggi con noi sono particolarmente contenta di questa puntata, e mi sentite dirlo qualche volta, ma non spessissimo, perché abbiamo con noi una realtà molto giovane, molto rosa, come potete vedere, del territorio. Ce la facciamo raccontare direttamente dalle protagoniste, poi ci sono anche tutta un'altra serie di persone di cui ci diranno. È Aretti che è qui con noi. Ciao ragazze, benvenute sul Saronno. Ciao. Ciao Sara, Ciao grazie. Sara. Allora, diamo subito il benvenuto alle nostre ospiti facendogli parlare di quello che gli sta più a cuore. Questa nuova associazione è nata in un momento difficile con grande coraggio. Allora, raccontateci cos'è la rete. Allora, la rete è questo gruppo di ragazzi saronnesi che quest'estate è riuscito a riscontrare in Saronno una nuova vitalità dovuta alla partecipazione dei ragazzi che erano super partecipi nei vari incontri che si sono sviluppati in città. Non volevamo perdere i soggetti principali verso i quali ci eravamo rivolti e quindi abbiamo deciso di costituire questo gruppo super giovanile, molto rosa. Per portare avanti le iniziative che più ci stanno a cuore, cioè dare uno spazio ai giovani a Saronno che sia in primo luogo apolitico e permetta loro di informarsi e accrescere le loro conoscenze su tematiche molto varie tra di loro, proprio perché noi non vogliamo concentrarsi su un unico tema, vogliamo lasciare che i ragazzi esprimano anche le loro curiosità, quindi nel caso partecipare attivamente, dandoci degli input e nulla, è nata per questo, per dare uno spazio ai giovani. Ok, come sono quanti sono, quali sono, chi sono, poi i fondatori, cosa vi unisce, cosa vi fa fare il gruppo? Allora, i fondatori sono sei e ci unisce questa volontà di dare uno spazio ai giovani. Noi siamo sei nel nucleo principale, però siamo seguiti da un young team. Infatti, le varie iniziative sono seguite da diversi gruppi di lavoro. Portare avanti queste diverse tematiche è possibile proprio perché i partecipanti della rete seguono ognuno i propri interessi, le proprie ambizioni e questo rende tutto possibile, soprattutto concentrarsi su così tante tematiche differenziate tra di loro. Vi siete presentati con una pagina Facebook, con una pagina Instagram, abbiamo letto il vostro articolo e comunicato molto interessante, perché dava un po' di informazioni senza dire completamente tutto, quindi faceva un po' di curiosità, ma delle cose sono molto, molto chiare, come i temi che vi stanno a cuore, di cosa vi vorrete occupare? Tipo avete parlato di ambiente, attualità, di approfondimenti, esattamente questi sono un po' gli ambiti su cui volete spaziare, molto ampio, non vi preoccupa, non vi spaventa? No, proprio perché queste varie tematiche sono seguite da diverse persone all'interno della rete. Non c'è una persona che si occupa di tutto quanto, sarebbe impossibile. E, quindi siamo assolutamente tranquilli da questo punto di vista. Nessuno è Alberto Angela, ecco. Peccato perché insomma averlo sarebbe stato comunque affascinante e interessante. Senti, avete fatto questa iniziativa molto coraggiosa, secondo me, di partire in un momento in cui è molto difficile, le associazioni anche storiche, anche più consolidate, fanno molta fatica a stare insieme, a mettersi d'accordo, a girare per la normale amministrazione. Quindi applauso doppio per questo coraggio da startup, ma come si fa? Come avete fatto? Magari date qualche spunto a chi è meno giovane e meno entusiasta per sfruttare le vostre strategie. In realtà, effettivamente, come hai detto, è stato abbastanza difficile il lancio in un periodo che non aiuta per niente. Le difficoltà sono principalmente quelle a livello di comunicazione, perciò il fatto di raggiungere i nostri interlocutori, il target a cui vorremmo rivolgerci. E appunto per interfacciarci con i giovani abbiamo cercato di andare da loro, perciò mi hanno mandato tramite rappresentanti di classe dei sondaggi per capire diciamo, quali sono i temi di loro interesse e ovviamente tramite una campagna social che stiamo seguendo e principalmente per quanto riguarda adesso
i social, siamo, come hai detto, attivi sia su Instagram che su Facebook, molto attivi su Instagram perché diciamo è il social dei più giovani, mettiamola così. Sì, è più adatto alle vostre esigenze, immagino, un po' visto il target. Avete fatto il primo debutto lunedì con un bel appuntamento sul tema di grande attualità, bello tosto, possiamo dirlo. Com'è andata? Com'è nata l'idea? Raccontateci un po' il backstage. Allora, il fatto di voler iniziare con la cyber security è proprio dato dal fatto di voler parlare o comunque già porci nelle condizioni di dire ok, noi vogliamo trattare di attualità e il digitale ci sembrava un tema adatto per il lancio. Personalmente ero molto preoccupata e poi essendo il primissimo tema in cui, cioè scusami, incontro in cui facevo da intervistatrice moderatrice, ecco, avevo tanta ansia, questo lo dico senz'altro, anche perché l'ospite che abbiamo invitato è una persona che stimo molto e di conseguenza avevo, ecco, diciamo, mi ero preparata molto ovviamente affiancata da tutto il gruppo che si occupava di cyber security, però avevo paura di avere dei momenti di vuoto, comunque di bloccarmi, proprio il feedback che abbiamo avuto è un feedback molto positivo, infatti siamo molto contenti e molto entusiasti, questo ci dà proprio una carica per comunque procedere, questo significa che stiamo andando sulla giusta strada, è il carburante, è stato un po', infatti dopo questo incontro siamo molto più carichi e abbiamo molta più voglia di fare. Sono arrivate tantissime domande e tantissimi complimenti e peraltro sono molto contenta anche del fatto che ci abbiano seguito persone giovani e che si siano interessati a questo tema e poi vabbè sarà anche sicuramente per la capacità di Giulia di facilitare temi anche abbastanza complessi, però di questo siamo molto contenti. Il primo incontro è andato molto bene. Sì, ho curiosato anch'io, devo dire la verità, e sono rimasta più che ho potuto, ci hanno messo 3 telefonate per strapparmi alla diretta, e devo dire che c'erano molto la componente giovane, curiosando fra i profili e conoscendo qualcuno dei saronesi, ma non solo i giovani in realtà, quindi secondo me, pur facendo una cosa per la vostra fascia d'età e quello che vi interessa, siete stati capaci di catturare un po' anche, diciamo, persone magari un po' più veterane, con un po' più di esperienza, ma che magari sono state incuriosite un po', secondo me, anche da vedere questa nuova realtà, che insomma è sempre bello, ma un po' anche dal tema che insomma vale un po' per tutti, insomma, non solo per i giovani. Allora, ci avete detto di questo bel debutto, come continuiamo? Come continuate? Stiamo già organizzando il prossimo evento che tratterà di un tema che a noi è molto caro, il tema dell'ambiente. Com'è nata questo secondo incontro? È nato un po' anche dal triste annuncio di Saronno come 8ª città europea per morti da polveri sottili. E quindi ci siamo posti la domanda, come possiamo stimolare i giovani a invertire questa tendenza e anche fornendo dei consigli pratici sia alle persone singole che alla città. E quindi abbiamo cercato di organizzarci internamente, come abbiamo fatto per il primo evento, in un gruppo di lavoro di persone interessate al tema e parallelamente abbiamo cercato un ospite che fosse giovane, così da rispondere al nostro spirito iniziale di rivolgerci ai giovani, ma anche ai non giovani, e soprattutto cercare le competenze in questo ospite. Quindi inviteremo un gruppo di ragazzi che sono esperti in tematiche energetiche, ambientali, di inquinamento, e che quindi ci accompagneranno durante la serata. Le tempistiche saranno comunque strette, quindi probabilmente sarà ancora, cioè saremo, le normative anticovid saranno ancora in vigore, quindi sarà ancora online, ma senza farmi svelare nulla che non volete dire sulle tempistiche, però giusto per dare un'idea, sarà ancora in questa modalità, i tempi saranno comunque stretti.
Sì, ci immaginiamo di mantenere delle tempistiche strette per non perdere un po' l'hype che si è creato. E quindi sì, per forza di cose manterremo una comunicazione così tramite internet. Ok, allora immagino che questo sia un po' il primo step, poi appena si potrà sfrutterete la presenza, mi sembra di aver letto nel primo comunicato che un po' l'obiettivo in realtà poi anche recuperare questo aspetto che quest'anno un po' si è perso, giusto? Sì, noi oltre a affrontare tematiche con esperti ci piacerebbe proprio far rivivere la città, quindi il prima possibile entrare nelle attività commerciali, svolgere lì delle esperienze. Abbiamo davvero tanti progetti in mente, ora il Covid deve solamente sparire e magari riusciamo ad implementarne qualcuno fisicamente. Perfetto, io vi ringrazio molto di questa chiacchierata super efficace, super rapidissima, come del resto un'associazione nuova e giovane mi faceva pensare. Vi riconsiderate tutte invitate la prossima volta che ti qualcosa da raccontarci se c'è qualche novità, e spero innanzitutto di poter raccontare la vostra prima esperienza live il più presto possibile, perché vuol dire che tanti problemi si sono risolti e che la rete continua a mietere successi come il vostro debutto. Complimenti ancora e grazie di essere qui con noi. Grazie a te. Grazie. Ciao. A te, Sara. Buona serata a tutti. Ciao.